Eccoci qua, buongiorno Giganauti! Tutti di corsa, tutto di corsa perché devo andare via tra pochi minuti. Devo andare via, ma prima voglio fare questo, questo video perché, perché manca pochissimo. Mancano circa nove giorni a che cosa allo scadere dell'offerta Flash, quella da 200 giga di Iliad. E visto che io ho già questa offerta che pago 9,99 euro e ho 160 giga, perché lasciarli lì? Non mi costa niente a me che ho già, quindi già spendo 9,99 con 160 giga, me li offrono gratuitamente e allora li vado a fare. Perché no? E in questo video voglio aiutare tutte quelle persone pigre che magari eh, vabbè non c'ho voglia, non so come si fa, ma è complicato. Eh, ma da web non c'ho il computer, e da, da, da cellulare, da smartphone non so come fare. Allora ci pensa tetto, magari per tutti quei pigroni e magari anche quelle persone che non sono pigre perché però lo vorrebbero fare allora gli diamo un piccolo aiutino lo so potrebbe essere banale per qualcuno per altri no allora iniziamo da web no andiamo direttamente sul sito di iliad.it e ci troviamo insomma a questa pagina qui cosa faremo in alto, qui a destra, faremo area personale, quindi cliccheremo ed entreremo nella nostra area personale. Inseriremo l'id utente, la nostra password e poi clicchiamo accedi. Ci troviamo nella schermata principale. Come vedete, io ho l'offerta quella da 160 giga, ne ho consumati 6,57, quindi me ne mancano altri 153. Il mio credito, eccetera, eccetera, eccetera. Dove dobbiamo andare? Andiamo qui sulla sinistra, dove c'è la mia offerta mobile. Clicchiamo sulla mia offerta, a questo punto cliccheremo su Cambia offerta e qui troveremo tutte le offerte che potrò fare. Quindi, vedete, posso passare alla 200 giga oppure anche quella della 300 giga, quella da 13,99 euro, quella solo dati. Scegliamo l'offerta che vogliamo nel mio caso scegli flash 200 e a questo punto qui basta mettere la spunta per le, eh, perché si devono accettare le condizioni generali di contratto quindi andate magari a leggere tutta la brochure e poi una volta fatta la spunta cliccheremo su conferma e diciamo che il gioco è fatto poi verrà attivato l'offerta vi dirà che l'offerta si rinnoverà nel momento stesso che noi eh, passeremo quindi rinnoveremo e il contratto in questo caso è un contratto. Rinnoveremo l'offerta. Io in questo, in, in questo momento mi è arrivato perché mi è scaduto, quindi non è stata rinnovata l'offerta perché dovrei ricaricare. E se avessi fatto già questa, questa, questa selezione dei 200 giga e se avessi avuto il credito all'interno sarei passato automaticamente ai 200 giga 9,99€. Adesso invece andiamo a vedere come si fa da smartphone ed è semplice anche lì. And andremo sul, sul sito sempre Iliad, io uso Google, comunque andiamo su iliad.it, lo trovate qui sulla sinistra, inseriremo l'id utente, però qui prima di fare questa cosa qui, anche perché c'è molta gente che si lamenta perché Iliad non ha un'app, ma questa cosa, questo, se voi andate è come avere un'app. Da questa schermata di internet, con voi cosa potete fare? Nei tre puntini qua in alto ci cliccate sopra e poi fate aggiungi a schermata. Voi ci cliccate qui, vi crea, vedete, una un'icona, la potete chiamare, c'è già scritto Iliad app e poi fate aggiungi. Vi troverete sul vostro smartphone l'icona Iliad, quindi, quando ci cliccherete è come se fosse un'app, entrerete direttamente su questa, su questa schermata che vedete in questo momento. Quindi, rifacciamo il procedimento. Abbiamo detto inseriamo l'ID utente ed eccoci qua. Ci troveremo la stessa identica cosa. Cosa cambia solo? Dove è, eh, dov è, dov è posizionato per andare a selezionare la nostra offerta? Dove la troviamo in alto? Sulla sinistra a fianco alla scritta Iliad dove ci sono le tre lineette ci clicchiamo sopra e andremo su sotto la voce la mia offerta mobile e cliccheremo sulla mia offerta. Cliccandoci sopra anche qui selezioniamo cambia offerta e ci troveremo la stessa identica cosa l'offerta da 200 giga oppure l'offerta da 300 giga quella solo dati. Selezioneremo in questo caso, nel mio caso, scegli Flash 200, diamo il consenso e poi gli diamo conferma. Eccolo qua. La tua richiesta di cambio offerta è andata a buon fine. Arriverà probabilmente una mail. Verremo informati che il cambio offerta avverrà quando nel prossimo rinnovo. Per il momento, io non ho eh, Iliad attivo. Quindi basterà che ricarichi di questi, in questo, nel mio caso, di 9,99 euro e automaticamente passerò ai 200 giga. Bene, io direi che con questo è tutto. Devo scappare, eh, devo, devo scappare, devo andare via in questo momento. Eh, niente, lasciate sotto i vostri commenti se avete riscontrato qualche problemino. Io sono qui. e eh, Niente, eh, se, se posso, vi do una mano. Non avete scuse per fare questa offerta e ribadisco questa offerta da 200 giga 9,99 euro fatela se vi serve cioè non andate a spendere 9,99 euro se avete nel caso come la mia compagna 5,99 hanno 30 giga e fa fatica a, a consumare 2 giga ecco non ha senso ha senso solo se questi 200 giga li utilizzate se no lasciate stare tenetevi bella stretta e cara la vostra offerta magari la prima che è quella che è uscì proprio nell'esplosione di ilia quindi la 30 giga 599 perché come vedete le offerte cambiano aumenteranno aumenteranno sempre di più Sì, è arrivato il messaggio devo andare devo andare quindi mi raccomando non fate cavolate fatelo solo se veramente vi servono io vi ringrazio, vi saluto, grazie per essere stati qui fino alla fine del video, noi ci vediamo prossimamente, un saluto e saluto ai nuovi iscr iscritti e <ride> un saluto e braccio a mi vuole bene, ciao ciao da tempo!